Ecco, ci troviamo ad Albona, ci troviamo avanti la chiesa di San Stefano, avanti il museo, il palazzo Battiale Lazzarini, dietro di me si trova il palazzo Scampicchio e la chiesa della Beata Vergine Maria. Conosco bene questo posto e molto volentieri ritorno, spesso passeggio per queste vie. Oh happy day, oh happy day, oh happy day. Una volta c'era tantissima gente qua ad Albona Vecchia, anche se non parlo di tanti anni fa, parlo forse di 20-30 anni fa, però eravamo in tanti, tanti bambini che correvamo per queste strade su e giù, e proprio questo posto qua ci faceva anche da palcoscenico, facevamo spettacoli inventati, improvvisati, e venire qua, sedersi su queste mura, toccarle, ti fa sentire quel dentro che puoi sentire soltanto nella tua città nativa. When Jesus walks, la 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 la. Il canto e il cantare nel coro è sicuramente una delle mie più grandi gioie, uno del mio più grande amore. Ho iniziato da bambina, lo faccio ancora oggi e se Dio vorrà lo farò tanto ancora per tanto tempo in avanti. Però una volta si poteva cantare più generazioni insieme. Oggi il mondo è un pochino cambiato, tutto va molto più veloce, è molto difficile tenere i più piccoli con quelli medi e i più grandi insieme. E allora bisogna sicuramente lavorare di più, bisogna molta più energia, però non voglio far sì che sia un stacco di generazioni che la musica non collega. Voglio far sì che la musica collega. Sapijem nju smo počele prije nekih 10 godina i više. Došle smo ovdje kao male curice i upisale se u Sabrinin zbor. Najprije smo počele kao mini kantanti. I kako su godine prolazile, kroz igru, zabavu, učile smo pjevati, učile smo puno o glazbi, ali i o životu općenito nas je Sabrina učila. Probe su pune veselja, pune smijeha, gluposti i neki put se stvarno divim kako Sabrina može izdržati sa nas 15 tinejdžerica u jednoj prostoriji, ali evo, ona je jednostavno za to i predivno to radi. Oh, happy day. Ej, ciao! Stigla? Jesam! Daj, kako si? Da, ti? Ma, biologija? Bilo je dobro, bilo je dobro. Dobro? Da, da. Pozitivno ili više? Nina nam još rekla rezultate, reći je u utorak. Dobro, ali vjerojatno će biti i... Biti će 4 ili 5. Da. Znala sam. Čekaj. Tu se sjedni. Piše dolce. Da. Dolce znači? Slatko, lijepo, pomalo. Da. I... A piše allegro con spirito. Uh-huh. Veselo. S duhom. S duhom. Ono što ti imaš, ok? Uh-huh. U redu. Može. Pa pokušaj to izvući vani. Ok. Ajde. Njezin način jer uvijek sve prikazuje slikovito. Znači, ako nešto pogriješim, kaže nema veze, ajmo to još jednom odsvirati, odsvirat ćemo taj isti dio, na primjer skladbe, 10 puta samo da bi ga onako naučila. I onda to ja još dalje učim doma i puno mi bude lakše, tako, na taj način. Petra je un anima speciale. Un anima che devi conoscerla e devi tirarla fuori. Era una bambina chiusa. Ha cominciato a cantare da me quando aveva 4 anni e si è iscritta già a quel tempo, 6-7 anni, alla scuola di musica qua ad Albona,
però non andava, non riusciva a liberarsi, a staccarsi, a suonare qualcosa davanti a qualcun altro, a cantare. Pian pianino con me è sboccata, è diventato un fiore. Avere dei bambini come Petra è una responsabilità. Per noi maestri è una grande responsabilità scoprire i talenti e farli venire fuori. Non mi perdonerei mai se lascerei passare una cosa così, se trascurerei una persona, un'anima come Petra o bambini come questo. Ecco, adesso ci troviamo in questo nostro piccolo paradiso, in questo nostro appartamento, il quale tiene tutta la mia famiglia insieme. Come vedete, qui c'è mia figlia Nicole. Nicole che ha adesso il secondo anno di pianoforte a Trieste. Poi c'è Robin. Robin, grande Robin, 17 anni, secondo anno del liceo, le generali. E mio marito Elvis. Mio marito già da 25 anni e se Dio vuole sarà 25 ancora di più. U muzici je perfekcionista. To već toliko godina slušam te nastupe, zborove, s tom djecom pričajući. Vidim da stalno traži. Tako traži doma isto. Molto interessante come io ho conosciuto mio marito, anzi, non come l'ho conosciuto, ma come mi sono innamorata. E praticamente cascata ai suoi piedi. Lavoravo d'estate, come è tipico qua nei posti turistici, su una nave turistica, il Monsoon, che si trova a Rabat, e facevo da guida turistica ed animatrice per i turisti. E lavorando sulla nave ogni giorno, lui si divertiva a stimperare la chitarra e suonava la chitarra con tutti i turisti che cantavano attorno. Io, che studiavo il pianoforte al conservatorio, sono caduta a qualcuno che suona tre accordi e così mi ha preso. Penso sì che è molto importante che i bambini, anche se hanno una scuola di musica che è vicino, che vanno perché è importante per la crescita e perché no fare anche l'arte. Ma poi viene spontaneo se questo è davvero quello che vuoi fare nella vita. Budim se presta je jedan divan san. Da, sam se. Nakon što sam prestao pjevati u zboru, a pjevao sam u zboru, ajmo reći, jedno 8 godina, onda sam započeo sa jednom svojom prijateljicom kao ulični svirači. Ja sviram gitaru i skupa pjevamo i tako zabavljamo se po ljeti. Per me era spontaneo che i miei bambini andassero nella scuola di musica. La mia famiglia, tutti cantiamo, tutti suoniamo, io, mio marito anche suona, mia mamma canta, la famiglia di mia madre erano tutti musicisti, molto importanti musicisti per questo paese qua, per Albona. In quel momento che qualcuno dei loro due dice guarda, io non voglio andare a studiare più in avanti musica in questo senso e quell'altro, sono la prima che dirà fermati qua, la musica deve essere divertimento, deve essere passione, deve essere amore. Se la musica diventa pesante, non è più musica. Se znamo već dosta vremena, djetinjstvo iz glazbene škole i tak. Angažiramo inače po ljeti, da, nešto se zaradimo. I lijepo je stvarno, strašan glas imaju. Oba dvije, Sabrina, trudi se stvarno, dižete glazbene zajednice, ima vode zborove i zajednicu Talijana, najviše održava u Labinu.
Ancora una Nicole tutta la vita. Io vivo con la musica blues, con la musica rock, ho cominciato con papà. Mi ha imparato anche lui quei due accordi sulla chitarra che sono piaciuti tanto a mamma e così ho cominciato. È sempre uguale suonare, e anche la musica classica e la musica rock, blues. Per me è tutto arte, deve sempre essere tutto naturale. Era sempre nella musica. Quando sono rimasta incinta io preparavo l'esame di diploma e Nicole subiva questo mio suonare 5, 6, 7, 8 al giorno, ogni giorno praticamente. Però appena è nata ho cominciato subito a lavorare coi cori in avanti, continuavo. E lei era sempre con me, non la lasciavo da nessuna parte perché era naturale che veniva con me. Tutte le prove con i bambini, con i cori di adulti, in chiesa, in teatrino, i concerti. Era sempre presente nella musica. L'avevo scritta sulle parole di un professore con quale lavoravo in una scuola di arte. E la composizione è solo nata e del tempo quando vivevo la musica la vivevo e basta, senza pensare. Lei è nata con questo amore, con questa passione e ancora oggi la trasporta agli altri mentre suona, mentre canta. Però è timida. Appena che finisce a suonare, a cantare, diventa la Nicole tenera e dolce. Questa composizione ha scritto un mio amico professore Hrvoje Puškarić e io lo adoro davvero e tutte le sue composizioni mi toccano molto nell'anima e mi fanno di nuovo vivere la musica per l'inizio. È interessante questo che mia mamma non mi ha sburtato mai nella musica, è stato tutto naturale e per me è bellissimo appena adesso vedere il suo modo di lavorare, perché prima per me è stato ok, mamma canta, suona, ma adesso quando guardo con che gioia lei lavora con i bimbi, non può dormire, non può fare niente, pensa alla musica, le vengono le idee e questo è wow, io voglio avere questo nel mio modo di vivere la musica. Quando ascolto e guardo Nicole come suona adesso, vedo e non vedo sé. Io sono differente un pochino di Nicole. Nicole è un'anima artistica, un artista dentro, e questo suo dentro, nel suo essere musicista, nel canto o nel suonare, lo trasporta fuori. Io sono artista in un altro modo, e lo so di essere in un altro modo. Sono quella che fa sì che persone come Nicole vengano fuori.